A Lampedusa, ora dove è in visita il commissario per l'emergenza migranti. Più di 1.000 persone sono sbarcate nel fine settimana. In diretta c'è la nostra inviata Roberta Ferrari. Roberta. Sì, Valerio Valenti, neocommissario per l'emergenza migranti, è arrivato qui a Lampedusa intorno alle 9, prima tappa al molo Favarolo, dove dopo 2 giorni di stop, lo vediamo nelle immagini, sono ripresi gli sbarchi. Oggi sono arrivate circa 40 persone, molte donne e bambini. Poi c'è stato un incontro con il sindaco del comune e infine la visita qui all'hotspot di Lampedusa, dove in questo momento sono ospitate circa 599 persone, la capienza massima è di 400. Oggi ci sono stati anche 250 trasferimenti in altri centri, l'hotspot è arrivato ad ospitare anche più di 2.000 persone. Allora sentiamo cosa ha detto poco fa ai nostri microfoni il commissario Valenti al termine della visita, ed era accompagnato in questa visita da rappresentanti della Croce Rossa e del UNHCR. Poi la linea può tornare allo studio. Significato e il valore di questa visita? Beh, dare immediata risposta alle esigenze non solo dell'isola, ma dell'intero, credo, paese, che è quella di dare una cambio di marcia alla gestione del centro dell'hotspot di Lampedusa. Verranno create anche altre strutture in Italia per l'accoglienza? Beh, innanzitutto credo che sia opportuno lavorare su quelle che ci sono, migliorarne, come ho detto, la capacità, la qualità, rispolverare eventuali progetti già esistenti.